La scorsa settimana ci siamo goduti un meraviglioso weekend di estate danese tra natura, mare, buon cibo e tramonti spettacolari. Oggi torniamo a Copenaghen per alcune giornate piene di produttività per completare tutti gli obiettivi prima delle vacanze. Buongiorno amici, benvenuti ad un nuovo video in cui affronteremo insieme una giornata produttiva. Come sapete, cerco di alternare momenti di produttività, giornate di concentrazione interamente dedicate a studio e lavoro, a momenti di svago, a viaggi, attività all'aria aperta. Oggi è una delle giornate che dedico alla produttività. Dovrò dedicare alcune ore al lavoro. Ieri sono stata in ufficio, ho fatto quindi i miei soliti 20 km in bici e ho lavorato moltissimo dall'ufficio, quindi mi sono portata avanti molto. Per questo oggi dovrò dedicare un po' meno tempo al lavoro e potrò dedicarmi allo studio. E se mi seguite su Instagram, se guardate le mie stories, avrete intuito che ho ripreso a studiare spagnolo. Avevo già studiato spagnolo un po' di anni fa, avevo raggiunto un livello intorno alla 2, ma non ero mai andata oltre, e adesso, un po' per ragioni lavorative, un po' per interesse personale, per desiderio di viaggiare in posti nuovi e di imparare una nuova lingua, ho deciso di concentrarmi sullo studio dello spagnolo e di cercare di raggiungere un livello più alto. E quindi nel prossimo periodo, oltre alle altre cose che studio, mi vedrete studiare anche spagnolo e dedicherò molto tempo allo spagnolo nella giornata di oggi. Come sapete, sto studiando anche degli argomenti di diritto in francese. Conosco già la lingua francese, quindi posso agevolmente studiare concetti nuovi, quindi non di lingua ma proprio di contenuti in francese, e continuo a perfezionare il danese, principalmente perfezionando la grammatica, imparando nuove parole e la pronuncia. Con lo spagnolo invece facciamo un passo indietro, perché il mio livello di spagnolo è molto molto più basso rispetto a quello delle altre lingue, e quindi spero di motivarvi a studiare una lingua nuova, perché no, lo spagnolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Stamattina mi sono svegliata verso le 6:30, ho dedicato una mezz'oretta alla lettura e dalle 7 in poi ho utilizzato l'app Quizlet per fare spaced repetition dei vocaboli che avevo studiato nei giorni scorsi e nelle settimane precedenti. È una cosa che mi piace fare subito al mattino per assicurarmi di essere costante con la mia spaced repetition routine. Poi mi sono sistemata ed eccomi qui pronta a studiare. Per prima cosa ho studiato sul mio libro corso di spagnolo Nuevo Prisma, fatto Active Recall, svolto gli esercizi e creato flashcards per i vocaboli nuovi e ho iniziato a ripetere le coniugazioni di verbi nuovi. Poi ho fatto spaced repetition dei verbi che avevo studiato nei giorni precedenti, scrivendo le coniugazioni sul mio iPad senza guardare sul libro, per poi controllare e correggere eventuali errori. Il tempo piovoso e quasi autunnale, anche se siamo in piena estate, mi ha motivata a studiare. Finito con i verbi, ho poi studiato alcuni argomenti nuovi sul libro di grammatica. Ho studiato intensamente per diverse ore senza pause fino all'ora di pranzo, quando ho approfittato di una finestra senza pioggia per andare a fare una power walk. Tornata a casa, ho lavorato per tutto il pomeriggio ad alcuni contratti che avrei dovuto mandare al mio capo entro fine giornata. Thank you.
Buongiorno amici, ieri sera non ho più filmato perché avevo un sacco di cose da fare, ho poi cenato con il mio fidanzato, abbiamo fatto due passi e ci siamo messi a lavorare ad un progetto al quale stiamo lavorando insieme, e del quale ad un certo punto vi parlerò, spero molto molto presto. E poi mi sono sistemata e sono andata a dormire. E stamattina mi sono alzata, come avete visto, ho fatto il mio workout, ho lavorato un po', ho sistemato alcune cose per YouTube. Adesso devo finire una cosa per il video che uscirà oggi e poi inizierò a lavorare per il mio lavoro, quindi per l'ufficio. È ancora presto, c'è tempo, voglio anche però portarmi avanti con lo studio. Stasera andrò a vela, quindi di cose da fare ce ne sono e vi porterò con me per il resto della giornata. Ho lavorato tutto il giorno con una brevissima pausa pranzo perché avevo un parere legale da finire ed inviare entro fine giornata. Ma sono stata contenta di lavorare sodo durante tutto il giorno perché ciò mi ha permesso di partecipare ad un'uscita in barca a vela alla sera. Buongiorno amici, ieri di nuovo nel pomeriggio sono stata presa da un sacco di cose da fare e poi sono andata a vela. La veleggiata è stata bellissima, c'è stato un bel tramonto, il vento era quello giusto, però la mattina dopo rispetto a quando faccio vela, quindi oggi, mi sento sempre molto stanca perché il vento, un po' il sole e il freddo, stancano e anche l'attività in barca ovviamente stanca. Più ci sono sempre i circa 20 km tra andare e tornare in bici per arrivare al porto. E quindi sì, mi sono svegliata un po' stanca, ho bevuto il mio caffè, ho studiato un po' spagnolo, poi ho fatto il mio workout, mi sono fatta la doccia, ho ancora i capelli bagnati, ma non li asciugo perché non fa freddo, sinceramente non ho voglia di asciugarli e mi devo mettere a lavorare. Oggi ho veramente un sacco di cose da fare, lo so, lo dico sempre in queste settimane, ma tra poco andrò in vacanza. Tra una settimana esatta sarò finalmente in ferie e quindi ho un sacco di cose da finire prima delle ferie, principalmente per il lavoro, quindi per l'ufficio. Devo fare dei contratti, in particolare oggi devo cercare di iniziare, possibilmente portarmi verso la fine di un contratto abbastanza grosso e quindi mi devo mettere a lavorare. E poi voglio anche fare un po' di cose per YouTube perché voglio continuare ad avere video pronti mentre sono in vacanza, senza doverli filmare e editare mentre sono in vacanza, quindi voglio che il canale sia sempre coperto. E quindi c'è parecchio da fare, in più vorrei pulire la casa, ho sempre un sacco di cose da studiare, ma niente stress, una cosa alla volta, si fa tutto. Quindi adesso inizio a lavorare a questo grosso contratto e cerco di concentrarmi il più possibile, di entrare nello stato di flow e di metterci dentro qualche solida ora di lavoro senza interruzioni. Riuscire ad entrare nello stato di flow e rimanere concentrata a lungo, senza interruzioni, è un'abilità chiave, il segreto che mi permette di portare a termine tutte le mie attività e raggiungere i miei obiettivi.
Se volete sapere come faccio, vi lascio il link a due video che ho fatto su questi argomenti. Ciao amici, è un po' più tardi nel pomeriggio, ho finito di lavorare e sono riuscita a dedicare mezz'ora a filmare due video. Volevo finire di filmare così almeno poi posso editarli nel tempo libero e adesso devo pulire un pochino la casa perché tra lavoro, filmare, letto da cambiare, insomma devo sistemare un po' di cose. Però nonostante tutti gli impegni la giornata procede bene, sono carica, non mi sono praticamente fermata un attimo, però mi godrò il weekend molto presto. Il venerdì mattina mi sono alzata con una lunghissima lista di cose da fare prima del weekend e nei giorni successivi. In particolare, avevo moltissimo lavoro legale per l'ufficio da consegnare prima del fine settimana e quindi mi sono messa subito sotto senza indugio. Ho lavorato ad alcuni pareri legali per transazioni in Italia e a contratti in inglese per transazioni in altri stati. Vado a fare una power walk nella pausa pranzo e come potete vedere oggi fa freddo. Dopo la power walk ho lavorato ancora nel pomeriggio e poi sono partita per trascorrere il weekend fuori città nella natura, nello stesso posto in cui vi ho portati la scorsa settimana. Le camminate nella natura che ho fatto nel weekend, anche se ho continuato ad essere produttiva, mi hanno aiutata a recuperare le energie e rimanere in equilibrio con me stessa, senza cadere vittima dello stress. Dopo il weekend, il lunedì mattina, sono rimasta lì a lavorare, in modo da poter respirare ancora un po' di aria fresca, nonostante le mille cose da fare. Ho fatto una camminata e ho iniziato a lavorare. Oggi passerò la giornata quasi interamente a lavorare, fortunatamente lo posso fare da questo bellissimo giardino, ma comunque ho tantissime cose da fare perché questa è l'ultima settimana di lavoro prima delle vacanze, quindi ho un sacco di progetti da finire per il mio ufficio perché non voglio caricare i miei colleghi di lavoro, del mio lavoro. Cercherò poi di infilare anche qualche momento di studio perché, come vi ho detto, ho cose da studiare anche in relazione al mio lavoro, quindi devo cercare di far quadrare tutto e spero più tardi di riuscire a trovare il tempo per sistemare un paio di cose per YouTube in modo da lasciare il canale coperto anche mentre io sono in vacanza. Spero che questo video vi motivi a lavorare o a studiare in base a quello che dovete fare e tenete duro, lavorate sodo perché poi potrete godervi del tempo libero in serenità.
Dopo pranzo ho fatto alcune letture di aggiornamento e ho scritto un breve riassunto. Poi mi sono fatta un caffè e ho ripreso a lavorare. Ho avuto molte riunioni online e ho dovuto inviare al mio capo e ai miei colleghi quanto avevo fatto durante la settimana. Finito di lavorare, mi sono immersa di nuovo nella natura per mantenere il mio equilibrio. Ed è lavorando sodo, senza mai tralasciare di prendermi cura di me stessa e della mia salute mentale, che supero i periodi pieni e stressanti senza subire lo stress. Ciao amici, un saluto dalla Giulia del futuro che è riuscita a sopravvivere a questo periodo super impegnativo ed è finalmente pronta ad andare in vacanza. E voglio dirvi di ricordarvi sempre di prendervi cura di voi stessi, della vostra salute fisica e mentale e di non tralasciare quelle attività che vi fanno stare bene e vi fanno rimanere in equilibrio anche quando siete super impegnati. È facendo così che io riesco ad avere una vita felice e serena anche quando ho moltissime cose da fare. Ora però vado finalmente in vacanza e non perdetevi il video della prossima settimana in cui vi porterò con me nelle mie avventure in barca a vela in un luogo diverso da questo. Seguitemi su Instagram per vedere quello che faccio e dove sono in tempo reale. Nel frattempo io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.